Bene, buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati. Oggi siamo al lago di Garda, partiamo da Limone, anche se in teoria il percorso dovrebbe essere partito da Riva, ma non ho trovato parcheggio. È ottobre e comunque c'è in giro ancora veramente tantissima gente, soprattutto tedeschi, devo dire. Comunque oggi facciamo qualcosa di abbastanza tranquillo, perché la caviglia purtroppo dopo la caduta della settimana scorsa non è ancora al 100%, quindi ho deciso di non sforzarla al massimo, ma comunque molto divertente. Il paesaggio sarà fantastico, l'itinerario è vario, non ci sono ovviamente dei single track allucinanti, ma comunque vi posso garantire che merita. Sono 1300 metri di dislivello e 33 km. Come al solito ragazzi, vi porto con me e gamba in spalla. Andiamo. Ragazzi, dimenticavo che praticamente l'avrò scritto nel titolo, ma andiamo a Punta Larici e passeremo anche per il lago di Ledro. Ho controllato adesso la mappa e devo dire che l'ho allungata parecchio, quindi saranno più di 40 km sicuramente, perché da Riva era un discorso, da Limone è tutto un altro. Però vabbè, non mi fa paura la strada in pianura. Proseguiamo. Il bello è che almeno ho il piacere di fare la passerella, che non l'ho mai fatta. Pausa panino fatta e ora si prosegue. Ragazzi, ed ecco magicamente che siamo arrivati al lago di Ledro. Non penso di fare il bagno oggi. Appena ripartito dal lago di Ledro e finalmente sono da solo. Però non proprio tutte agevoli le salite. Questa qua è abbastanza duretta. Ma che paesaggino c'ho. Figo. Veramente figo. Ultimi 2 chilometri, raga. Penso che saremo al 25% almeno, non lo so. Siamo verticali praticamente. Anche oggi me la sudo. Che sia la volta buona? Speriamo. Forse siamo in cima. Comincia il divertimento, raga. Sono le 2:30, devo ancora mangiare. Muoio di fame. Raga, non ho mica fatto tante clip, perché se vedete quello là è il lago di Garda, ma non vedete niente perché c'è una foschia pazzesca oggi. Quindi portate pazienza, magari dopo nella discesa ci avviciniamo un po' e qualcosa si vede.
Ecco, proprio il portage volevo evitare, almeno oggi. Invece, a quanto pare, dovrò affaticare un attimino la caviglia. E parecchio accidentato qua il discorso. Wow, I like it. Wait, 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 wait. Hello! C'è un vento che te lo raccomando, non è che forse è spazzato un po' di foschia. Proseguiamo, voilà. Mamma mia, oh. Ogni volta mi porto via da mangiare, ogni chilometro trovo una baita, un ristorante, una malga, qualcosa. Per una volta che mangio fuori il venerdì sera e non porto via niente, non c'è niente in giro da mangiare. Digiuno alternato obbligatorio. Hello, Jolly! Boom! Ok, ok! Mamma mia! Adesso sì che si ragiona, eh! Bello! Spettacolo, spettacolo!
spettacolo, vero? Peccato che sono pieno di endorfine e ho voglia di andare in discesa. Bene ragazzi, mi sono fermato, ho mangiato, bene stomaco pieno, ho trovato questo bel alberghetto che è l'Hotel Panorama ed effettivamente il panorama c'è. Ho mangiato una cotoletta con le patate e le tegoline come i bambini perché avevo voglia di quello e adesso mi appresto a fare l'ultima discesetta. Chi l'avrebbe detto che alle 3 del pomeriggio servivano ancora primo e secondo. D'altra parte qua sono in piena stagione. Andiamo ragazzi. Senza panorama. Allora ragazzi, ho avuto la brillante idea di usare Komoot, che vabbè è un'applicazione che serve per pianificare i circuiti, perché ho detto è inutile che faccio di nuovo 10 km sul tunnel. Ho messo enduro, adesso vediamo che strada mi fa fare per arrivare a Limone senza passare di nuovo per il tunnel. Ok, allora la prima parte era, cioè, ho capito enduro, ma c'è neanche alpinismo però ragazzi, perché veramente tocca un sentiero proibitivo. Per il momento non sono molto soddisfatto. Cioè le ultime parole famose, no ma facciamo un percorso tranquillo con la caviglia così, giusto da tenersi in allenamento. Porca miseria, mi ammazzo. Mi ammazzo, altro che. Ragazzi, questo qua non è assolutamente un percorso da enduro e è da alpinismo e comunque sono bloccato perché sono sceso già troppo e mi sa che manca ancora parecchio per trovare l'uscita. Quindi diciamo che come prima volta sono mica proprio soddisfattissimo di questa applicazione, eh. Dovete pagarmi bene, altro che se qualcuno di Komoot è all'ascolto. Ah, che bella visuale. Peccato che sono incastrato, cioè è l'ultima cosa che guardo. Anche se merita. Cioè raga, veramente sono in difficoltà, perché fossi in un'altra situazione dove fossi al 100% a posto, me la caricherei in spalle e grosso modo da qualche parte andrei giù, ma non ce la faccio a caricarmela nelle spalle perché ho la caviglia un po' malconcia, comincia anche a farmi male. C'è proprio la peggiore situazione. Dove sono andato a ficcarmi, guarda. Va bene, oh, portiamo pazienza. Adesso in qualche modo, tanto ho anche le luci, in qualche modo ce la faccio andare giù, sì. O rotolo o vado piano piano piano.
Cioè, raga, non so se rende l'idea, ma sono appena sceso da lì. Cioè, se c'era un percorso enduro, di sicuro è franato tutto, perché non c'è niente. Cioè, sono praticamente scivolato come un serpente con la bicicletta davanti. Adesso c'è questa parvenza di sentiero, che in teoria è la parte un attimo più semplice, però veramente non mi fido niente. Certo che comincio seriamente a pensare di avere un contatto diretto con l'entità suprema, perché io non prego, non vado in chiesa, non so niente di religione praticamente, anche se ho letto qualche libro sacro giusto per sicurezza, ma medito giusto per rilassarmi e concentrarmi meglio sui miei obiettivi. Ma ciao, siete proprio sicuri? Sì. È veramente tosta, eh. Io sì. Sì, è franato tutto il sentiero, cioè è così lì sopra. Ah, andiamo a vedere. Andate pure a vedere, buon divertimento. E stamattina ho pensato, ma cavolo, non ho neanche tanta voglia di fare sto percorso che è così semplice. Mi piace l'avventura, voglio un percorso impegnativo. Oh, tac, a parte il super track nascosto, ma sono stato accontentato, è pazzesco, pazzesco ragazzi. Ragazzi, ce l'ho fatta. Eccovi lì la mia bicicletta, per fortuna è tutta intera. Sono arrivato alla fine del trail mostruoso. Alla fine sono stato ricompensato. Doveva andare tutto bene. Per fortuna non è successo niente. Vi ho risparmiato quasi 3 ore di fatiche immani, passaggi impossibili. Purtroppo la GoPro si è scaricata, quindi non ho potuto registrare tutto. Comunque è veramente stato a dir poco indimenticabile, forse il percorso più difficile che abbia mai affrontato. Non ci voleva per la caviglia, però adesso che sono caldo non mi fa male, ma domani vedremo. Ad ogni modo, ho deciso di fare la conclusione adesso perché ho ancora un briciolo di energie. Ragazzi, mettete un mi piace se vi è piaciuto quello che vi ho portato, iscrivetevi al canale per non perdere nuove avventure e imprevisti, come potete vedere ne succedono sempre. E che dire, grazie di avermi seguito fino a qui e alla prossima. Ciao!